le sue ricerche hanno permesso di capire meglio il meccanismo di funzionamento del sistema immunitario, chiarendo i meccanismi di difesa da agenti esterni come virus e batteri. Studi che stanno dando anche importanti risultati per lo sviluppo di vaccini capaci di spingere il sistema immunitario ad aggredire le cellule tumorali, e per questo nel 2011 ha ricevuto il premio Nobel in medicina. Bruce Beutler, immunologo statunitense, sarà a Ferrara giovedì sera alle 19 in Camera di Commercio per una lettura magistrale, una serata organizzata dall'Associazione AROS, acronimo di Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense, nata recentemente a Ferrara. È un'associazione che nasce dall'idea, importata un po' da Paolo Pintone e Carlotta Giorgio, che hanno girato un po' il mondo con le loro ricerche, dove hanno visto che in tutto il mondo la ricerca viene comunque sostenuta dal mondo civile, dalla società civile di ogni città, proprio con l'obiettivo di mantenere in città i migliori ricercatori e le migliori ricerche che si possono produrre. Questa esperienza l'abbiamo voluta mettere in piedi, portarla qua a Ferrara. Questo è un evento che consentirà, con l'arrivo in Italia di questo premio Nobel, di far capire un po' alle persone l'importanza della ricerca per quanto riguarda le malattie oncologiche e l'importanza del fatto che in una città piccola come Ferrara si possano realizzare ricerche sicuramente all'avanguardia. Il ruolo mio e degli altri è solo organizzatore, nel senso di lavorare in questo senso qua. Poi saranno i laboratori e i vari progetti di ricerca che ci daranno le risposte nel tempo. Intanto vogliamo presentarci alla città. Altra cosa interessante è che un po' il destino, un po' la volontà, a Rosa ci ha dato come simbolo una rosa, anche perché crediamo molto nel movimento femminile, che sono la vera anima nelle università. Adesso sono la maggior parte donne. Abbiamo avuto modo di conoscere le imprese ferraresi e ci sono tantissime donne, quindi diciamo che un po' il destino ci ha unito con l'idea della ricerca e con la forza e l'attività delle donne ferraresi. Una serata che parlerà di ricerca e di fondi per sostenerla, ma anche di territorio e di imprese che in altri paesi del mondo hanno un ruolo importante per raccogliere fondi. Credo che sia importante sottolineare un sistema di imprese coeso che vuole essere protagonista di un progetto importante come AROSE. Quindi le imprese per la responsabilità sociale, per rappresentare un nuovo legame con il territorio, e credo che aiutare e supportare un progetto di ricerca fondamentale che riguarda da vicino le famiglie, perché ricordiamo che in un territorio in cui si fa ricerca ci si cura meglio, sia dare un bel esempio e una bella rappresentazione degli imprenditori, delle imprese, del sistema economico ferrarese nella sua globalità.